Mannaggia, non ho preso gli occhiali, guarda che sole che è uscito. Mi trovo alla Duke of York Square perché sto andando alla Saatchi Gallery a vedere il nuovo allestimento della mostra. E quasi quasi mi fa specie entrare dentro e non godere del sole dopo che c'è stata una mattinata un po' grigia. L'idea era quella di vedere la mostra qua, poi fare un salto da Partridge's là di fronte, che è questa salumeria, questo hotel famosissimo dove si servono anche la casa regnante. Questa è la piazzetta che è antistante King's Road, dove alla domenica organizzano un farmer's market, dove di solito vengo per mangiare le ostriche di Melbourne, che sono famosissime, buonissime e anche poco costose rispetto anche ai prezzi italiani. Ma guardate che cielo stupendo! E stamattina c'era... non stamattina, proprio prima di uscire non ho preso gli occhiali da sole, quindi proprio alcuni pochissime ore fa. E credo che non faremo in tempo perché il nostro programma era di andare in un'altra sala da tema, poi ci fermeremo qui alla Mess Gallery. Quando saremo dentro vi parlerò di questo locale, che è un locale particolare, che ha un concept particolare. Nel frattempo io cerco Silvana, che mi è sparita da sotto gli occhi, non la vedo più, si sarà già infilata. La Saatchi Gallery, come probabilmente sapete, è il frutto del lavoro di questo amante delle arti che c'ha Saatchi, che è un grande collezionista che raccoglie opere d'arte da artisti di talento che si devono fare un nome, ma anche di quelli che si sono... Guardate che sono carini questi bimbi con i cappellini, con le divise della scuola. Amorose ma carine. E c'è l'altra con l'altro cappellino qua, questa pure con la divisa della scuola. E qua siamo nel quartiere bene di Londra, per cui queste divise ricercate sono abbastanza comuni. Ma adesso entriamo alla Saatchi e vediamo che cosa ci propongono. Io ho già letto l'articolo del mio collega, perciò l'idea ce l'ho. È arte dall'Africa e dall'America Latina. E ci sono queste installazioni. Ecco qua la prima installazione. Questa è un'opera. Andiamo a leggere di che si tratta. Di che si tratta? Tutto deve sparire, ma trattandosi di plastica deve fare molto. Infatti, probabilmente è proprio questo il messaggio, che è enorme. Andiamo a vedere nella sala successiva che cosa troviamo. E allora, ecco, questi sono colorati, ma questi sono belli, dai. Poi magari abbino a questo video l'articolo che ha scritto il mio collega Vincenzo Sebastiano, che lui è l'esperto. E magari offre delle chiavi di lettura più interessanti. Queste sono sculture. Senza titolo perché devi
devi vedere tu quello che vuoi nell'opera d'arte. Andiamo qua, la galleria numero 4. Chi è? Ah, solo un questo sopra. Vabbè, insomma, poi ci aggiorniamo appena riusciamo, facciamo, perché altrimenti il video diventa lungo. Certo. Perché non mi posso soffermare quanto vorrei se devo fare un commentino per ciascuna delle opere. No, su tutto no, però io sono. Io devo vedere poi di corsa, quella è interessante, guarda là. E con questa immagine di questa opera di Solomon vi lascio e ci rivediamo dopo.